Prosegue il progetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Torre Angela, denominato Paese che vai, giochi che trovi. Oggi siamo qui ad Aquileia, famoso centro archeologico internazionale, sito in provincia di Udine. Ricordiamo che Aquileia era una delle città più importanti dell'antico impero romano. Oggi racconteremo non solo di come giocavano i nonni del Friuli Venezia Giulia, ma addirittura di come giocavano gli antichi romani della Repubblica, perché il gioco è sempre stato, sin dai tempi più antichi, un elemento di forte aggregazione e di socialità. L'attività dell'Associazione per la memoria dei giochi di strada e il recupero delle tradizioni popolari si sta espandendo sempre di più e ormai ha notevoli riscontri in tutta Italia. In effetti un'attività come questa, che mira al recupero di giochi che anche tanti di noi hanno fatto in passato, è senz'altro un'attività utile e divertente che va sostenuta, apprezzata e da parte di tutti noi. Alle mie spalle potete ammirare la Villa Cassis Faraone, oggi sede del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, nella quale appunto le associazioni di rievocazione storica traggono ispirazione per la loro opera appunto di ricostruzione filologica. Tramite l'esperienza della rievocazione storica scopriremo quelli che sono i giochi dell'antichità, dell'antico territorio delle terre di Aquileia. Importante per le influenze che ci sono da parte comunque di popoli prima celti e poi appunto romani, di coloni romani. Quelli che vedete alle mie spalle sono appunto la ricostruzione filologica di alcuni giochi che si facevano al tempo dell'antica Aquileia. Come notiamo, i giochi sono molto simili a quelli che erano i giochi dei nostri nonni. Questo sta a significare quanto importante è stata l'influenza dell'epoca sia celtica che romana all'interno della realizzazione della nostra cultura odierna. Fra i giochi appunto ricostruiti dalle associazioni di rievocazione storica Estorcoi, Sesta Ferrata e Decima Recio Aquileia, c'è il gioco dei dadi, c'è il gioco del filetto e c'è il gioco della dama. Siamo all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, un'istituzione fondata alla fine dell'Ottocento sotto il governo austriaco, che raccoglie una grandissima quantità di materiale proveniente dagli scavi condotti nella città di Aquileia a partire già dal Settecento. In particolare le sale in cui ci stiamo muovendo ospitano reperti relativi alla scultura rinvenuta ad Aquileia, che si riferiscono sia a stele funerarie rinvenute nelle necropoli, sia a statue di grandi dimensioni rinvenute un po' qua e là nell'ambito della città, sia in ambito di necropoli che all'interno di edifici pubblici di altro genere. Alcune delle stele funerarie ospitate in questa sala, che si possono datare fra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, raffigurano le attività eseguite dai cittadini aquileiesi, che sono raffigurate come per esempio in questa stele, mentre sono al lavoro. In questo caso si tratta di un fabbro che lavora nella sua officina e che vede rappresentati gli oggetti del mestiere sul suo monumento funerario. Quest'urna funeraria risale alla fine del primo secolo a.C. e raffigura un banchetto funerario.
cioè un tipo di rituale che veniva svolto dai vivi in onore dei morti per commemorare e ricordare i defunti. Come potete vedere, vengono raffigurate in questo oggetto tutta una serie di personaggi seduti intorno a un tavolo del banchetto. Si possono notare alcuni gesti compiuti dalle figure rappresentate nell'urna che sono interpretabili come gesti scaramantici legati proprio al mondo dell'aldilà che viene evocato in questo monumento. Aquileia, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 98, è uno dei siti archeologici più importanti del nord Italia per crocevia di popoli che si sono susseguiti all'interno di questi territori. L'associazione Decima Regio, insieme ad altre tre associazioni di rievocazione storica, ha creato una confederazione appunto di associazioni di ricostruzione filologica di archeologia. Su questo progetto è stato creato appunto il grande evento Tempora 2012 e ora stiamo lavorando su altre attività per il 2013. Tutto questo progetto si basa appunto sulla ricerca filologica e sull'attuazione attraverso la rievocazione storica. Apparentemente la rievocazione storica potrebbe sembrare una cosa folcloristica oppure una cosa goliardica. In realtà le basi scientifiche su cui si basano appunto gli studi dell'associazione fanno in modo di far arrivare la didattica in un modo innovativo e molto allettante al pubblico a cui viene proposta. I romani, oltre che a giocare, combattere, anche mangiavano. E nell'ambito dell'attività di rievocazione storica ad Aquileia vi è anche l'iniziativa A tavola con gli antichi romani, che si occupa di riscoprire dai ricettari antichi le ricette, alcune delle quali vediamo qui proposte. A tavola con gli antichi romani ormai è giunta alla 24esima edizione. E come si diceva, è un'iniziativa che propone, vuole anzi riproporre, le pietanze degli antichi romani, talvolta però rivisitate, soprattutto per quanto riguarda gli ingredienti. Molto spesso, infatti, una delle difficoltà che si trovano a dover affrontare i moderni gastronomi è appunto la ricerca degli ingredienti, alcuni dei quali, come per esempio il silfium della Cirenaica, è completamente scomparso. Alcune ricette provengono da testi di botanica, come per esempio il di agricoltura di Catone, dalla quale è tratta questa ricetta. Si chiama Libum. Si tratta di piccoli panini fatti con farina, ricotta e alloro. La particolarità è proprio che Catone ci indica di cuocerli sopra a un letto di foglie di alloro, in modo che con il calore possa emanare il sapore e dunque trasferirlo a questi panini. A parte il cibo, ad Aquileia abbiamo una ricchezza molto importante che è il vino. La strada del vino è una strada molto interessante, ricca di agriturismi, di ristoranti, di cantine da poter visitare, dove si possono gustare veramente dei piatti particolari abbinati con degli ottimi vini. Aquileia sicuramente è conosciuta in Friuli Venezia Giulia sia per la sua storia, ma da un punto di vista prettamente vitivinicolo, soprattutto proprio per questa peculiarità che è data dal vino e soprattutto dal vino rosso. Un vino rosso che si fa risalire addirittura al Pucinum, oggi l'attuale Refosco, dal peduncolo rosso, che proprio in queste terre ha avuto origine oltre 2000 anni fa. È molto importante l'aspetto pedagogico del recupero dei giochi di strada. In effetti non si tratta soltanto di fare un'attività divertente e utile, diciamo l'aspetto ludico, ma anche ci sono tante altre valenze. Quando si parla di gioco si tende a pensare che riguardi soltanto i bambini, invece credo sia un qualcosa che riguarda tutti noi.
In effetti, saper giocare è una dimensione importante della persona umana e contribuisce a sviluppare delle doti peculiari che sono importanti sviluppare in ciascuno di noi.